noi non vogliamo fare la morale a nessuno, vogliamo solo fare dei gesti concreti, conoscere tutto di chi fa politica, conoscere la sua denuncia dei redditi, conoscere le sue proprietà, conoscere quello che fa, quello che ha fatto, gli incarichi che ricopre o che ha ricoperto, sono tutti elementi che fanno parte di una valutazione che deve essere consentita a chiunque. Se è vero che persino nella fase elettorale si sta promettendo la restituzione di danaro per ottenere il voto, evidentemente questo principio corruttivo è diventato proprio l'unico elemento di ragionamento. Noi dobbiamo liberarcene, non solo perché questo è moralmente inaccettabile, ma soprattutto perché il mondo anche del business, rifiuta questo tipo di logica. Non si può investire nel nostro paese se questo è un paese nel quale basta tirar fuori un po' di soldini per piegare alla propria volontà le condotte degli altri. Occorre restituire al popolo italiano dignità, spina dorsale, schiena dritta. Via via con te, mi ricordo di te. Questo è un appello al quale bisogna rispondere convincendo tutti gli altri ad aderire, in ragione di principi condivisi che noi ci impegniamo a praticare nella speranza che lo facciano anche gli altri. Mi ricorda il motivo per il quale noi in università abbiamo promulgato il codice etico, che non è tanto importante per le sanzioni che prevede per quello che impedisce, ma perché deve diventare un vincolo convintamente sottoscritto da tutti quelli che aderiscono alla comunità universitaria, dagli studenti al personale, ai docenti, nel comportarsi in un certo modo. Mi ricordo di te, sorso d'acqua tra le dita. L'impegno a presentare liste pulite è stato per noi un impegno importantissimo, come è noto anche nella cronaca. Mi pare che gli altri partiti non siano stati ugualmente all'altezza, insomma, togliere Cosentino dalle liste non è un colpo di bacchetta magica, e quindi diciamo che per noi diventa un punto di orgoglio. Io da oggi indosso questo braccialetto che mi è stato dato, che dice 100 giorni, e che è il braccialetto appunto di questa iniziativa di Libera Riparte il Futuro, per cambiare la legge in 100 giorni e allargare la fattispecie criminale di voto di scambio appunto alle altre utilità. Speriamo che molti seguano.